Beh, una corona per due potrebbe essere il titolo di un film o anche di un libro. In questo caso non un king, ma due king. Andrea, è stato veramente bello, una 2 giorni di grandissimo livello. Ecco, che effetto fa vincere? Allora, non era facile vincere perché avevo le pressioni da parte di tutti quanti che mi dicevano che dovevo vincere per forza, Dall'anno quindi scorso. sono 2 anni che mi mettono pressione. Io stavolta sono rimasto concentrato, ieri mi sono dileguato, non mi sono fatto coinvolgere dalla serata. Andava tutto bene. Siete arrivati a pari merito, quindi. Sì, infatti io sono contentissimo di essermela giocata alla pari con Andrea, che io stimo tantissimo come giocatore, perché di sicuro come palmarès è invidiabilissimo e non c'è paragone con il mio. Quindi giocarmela alla pari in questo torneo, arrivare alla pari punto punto, per me è veramente una gran soddisfazione. Sono veramente molto molto contento. Non è una tappa normale, è una festa, un evento clou, è un galà sicuramente, una formula particolare. Qui è un riconoscimento verso noi giocatori che ci siamo impegnati tutto l'anno. Io già lo stavo pensando l'altra volta. Ringrazio le BVC che fa tutti questi eventi, pensando soprattutto a noi atleti che partecipiamo al circuito. Sì, io tra l'altro ricopro una doppia veste, nel senso che gioco, ma faccio parte del consiglio e dell'organizzazione del tour e della IBVC, quindi io ringrazio Andrea e io ringrazio la IBVC come giocatore e sono estremamente contento delle parole di Andrea, perché vuol dire che tutto quello che stiamo cercando di fare arriva ai giocatori, viene percepito dai giocatori e noi veramente che siamo persone di beach volley, per il beach volley cerchiamo di fare il meglio per i nostri atleti. Quindi sono estremamente contento che Andrea abbia detto queste cose perché vuol dire che sono arrivate. È un circuito che mette insieme i migliori giocatori italiani, Andrea, e hai notato come il livello insomma, sia cresciuto quest'anno, siano cresciuti anche i numeri. Ecco, veramente una bella promozione, diciamo, per questo sport. Allora, al circuito hanno partecipato un sacco di coppie che negli anni passati facevano soltanto circuiti federali, quindi vuol dire che qualche cosa si sta smuovendo, soprattutto in alto. E a livello amatoriale continua a migliorare i numeri, quindi speriamo che l'anno prossimo vada ancora meglio. Ecco, ti chiedo stavolta, ti faccio una domanda da organizzatore. Si chiude di fatto con questa tappa la stagione estiva, ma tra un mese si riparte con la stagione invernale, densa, ricca di appuntamenti per tutti i livelli, dall'amatoriale fino alla Serie A, così li comprendiamo tutti. E ecco, il BBC non smette mai, no, di essere cioè, non smette di fermarsi, quindi è sempre in movimento. Sì, assolutamente sì, tu hai detto la conclusione del tour estivo, dato che è già autunno, quindi di sicuro il tour è andato per le lunghe e oltretutto è partito quasi, considerando le finals di Cesenatico, è partito in primavera, per cui veramente è un tour molto molto lungo. E sì, la IBVC è molto attento, ovviamente, come hai menzionato tu, a tutte le fasce di livello, quindi a partire dall'amatoriale fino ad arrivare alla Serie A che tu hai menzionato, che è il massimo livello che c'è nelle BVC, però la differenza con il Bipper Tour è un'organizzazione per club, quindi sono le società che giocano come un vero campionato di pallavolo o di calcio, quindi è la società che schiera i giocatori e non, esempio, io e Andrea che ci iscriviamo a un torneo. Giusto coronamento di una stagione, 4 vittorie di tappa, un secondo posto, è arrivato anche questa corona di Queen, una stagione veramente di grandissimo livello, Federica. È stato divertente, tosto, perché la stagione è stata lunga, tanti sacrifici, però penso che l'ho chiusa nel modo migliore, con amici intorno a me. Tra l'altro l'ultima partita con Alice, che è la mia compagna, e mi sono divertita tantissimo. Sei emozionata? C'è sempre un po' di malinconia, però sono felice per come è andato questo weekend. Senti, con Alice c'è un rapporto che è qualcosa di speciale. Giocare con lei cosa vuol dire al di là diciamo, del gioco? Cosa vuol Gianluca, dire al di parlata bene là di Alice. quello che è il singolo, diciamo, il singolo evento? Noi siamo
siamo amiche prima di essere compagne di squadra, quindi è bello ritrovarsi nelle difficoltà, è bello poterle affrontare insieme e trovare sempre modi diversi per vincere. Vincere non solo nel beach volley, ma vincere come persone. Senti, sei andata in America, hai fatto un'esperienza importante, ti posso dire che sei cresciuta tantissimo, sia come persona, come atleta, ci conosciamo da tanti anni. Ecco, cosa adesso hai nel futuro? Ancora beach volley, quello c'è sempre, ormai è una passione che ho da anni e non smetterò fino alla fine, finché posso gioco. E per il resto non lo so, vediamo, sorpresa. Si chiude una stagione, innanzitutto parliamo di bilanci, ti sei divertito, è stata bella per la Seila? Ma guarda, secondo me non potevamo chiudere che in modo migliore, no? È stato un evento bellissimo, vedere il sorriso nei ragazzi andare via, no? Anzi, forse la lacrimuccia, no? Per noi ci riempie il cuore, quindi il nostro slogan è proprio lo sport unisce e fa bene al cuore, e secondo me in questi due giorni di Gran Gara e BVC l'abbiamo veramente vissuto e sentito sulla nostra pelle, quindi sì, contenti. È veramente uno show dalla prima all'ultima partita, è veramente bello vederli giocare, e tecnicamente secondo me il livello si è veramente alzato, quindi veramente è stato uno spettacolo. Programma la prossima stagione, insomma, volete crescere, ecco, sei il direttore tecnico nella tua sfera, cosa ci vuoi dire? Ma sì, un po' di riposo diciamo che ce lo meritiamo, abbiamo in mente delle cose spettacolari, poi ne parleremo, no? Quindi siamo già pronti per il prossimo anno, sì. Sei carica fino alla fine. Insomma, una grandissima grinta per questo finale di stagione di livello. Siamo un po' stanchi, ma giusto un pochino, però siamo soddisfattissimi. È stato bellissimo, sono stati veramente due giorni di sport, divertimento, sociale, culturale, cioè c'è stato di tutto. Non avete fatto mancare nulla né all'organizzazione né ai giocatori che sono andati via col sorriso, Vario del Campi ha detto anche con qualcuno con la lacrimuccia, cioè, vuol dire che di nuovo avete colpito. Grazie mille, noi facciamo del nostro meglio, ormai conoscete la nostra missione è quella di far conoscere la nostra terra, di farla apprezzare e di farla amare, e io credo che noi ci mettiamo del nostro, ma tutto il contorno fa da scenario, quindi non dobbiamo fare poi così tanto, siamo veramente molto contenti e se lo siamo noi di conseguenza lo sono anche tutti quanti gli altri. Senti Lara, ci siamo un po' accompagnati a vicenda, no? Durante questa stagione e tutti i vari eventi. Ecco, diciamo il bilancio, una cosa, se o anche più di una, positiva, che ti è piaciuta, invece qualche altra in cui magari si deve ancora crescere. Partiamo dal dover crescere, ovviamente noi siamo giovani nel settore, quindi ogni anno apprendiamo sempre di più. Sicuramente dobbiamo migliorarci sull'organizzazione perché manca sempre qualcosa, ma è giusto che sia così. Per il resto le cose positive io le lascerei dire agli altri, io più che altro le vedrei sul sorriso degli altri, quindi va benissimo così. Poco tempo e poi si riparte perché volete crescere sempre di più. Assolutamente sì, speriamo di non fermarci solo all'estate, quindi per noi la stagione estiva è molto importante per i grandi eventi, ormai diciamo che ci siamo un po' specializzati in quello, ma stiamo cercando in tutti i modi di portare quello che facciamo d'estate anche d'inverno, quindi lavoriamo per questo, ora ci prendiamo un po' di stop, ma giusto qualche settimana e poi ripartiamo con nuove idee e nuovi progetti.